Il laboratorio di fotonica e di tecnologie ottiche per l'ambiente nasce 4 anni fa presso il Polo di Lecco del Politecnico di Milano con una duplice finalità, una di tipo scientifico, una di tipo applicativo, accomunate dall'obiettivo di rivelare ed identificare composti molecolari in fase gassosa con accuratezze e sensibilità estremamente spinte. Al centro della strumentazione di laboratorio sta una sorgente estremamente innovativa, una sorgente che ha dato ai suoi ideatori il premio Nobel per la fisica nel 2005. È una sorgente rivoluzionaria perché offre nel dominio dello spettro uno spettro di frequenze ottiche discreto, equispaziato e finemente controllabile, in maniera tale che risulta possibile oggi misurare frequenze ottiche con accuratezze dell'ordine di una parte in 10 alla 15, che sono le accuratezze dei nostri riferimenti primari di tempo e frequenza. Dal punto di vista scientifico, questa sorgente la stiamo oggi applicando all'indagine delle righe di assorbimento di una serie di composti molecolari di rilevante interesse per l'ambiente, per la medicina e per l'atmosfera. Tutte le molecole presentano infatti righe di assorbimento particolarmente intense che ne costituiscono una sorta di firma caratteristica utilizzabile per la loro identificazione. Queste molecole possono essere vapori di esplosivo, possono essere inquinanti, possono essere composti organici volatili emessi dal respiro umano. E qui quello che si sta facendo oggi è effettuare una misura delle righe di assorbimento di tutto questo ampio ventaglio di molecole con un sistema innovativo che consente un'accuratezza mai prima ottenibile. Quello che adesso i miei colleghi vi stanno illustrando è, a titolo di esempio, l'acquisizione del profilo di assorbimento di una riga del CO2, il biossido di carbonio, con una scala assoluta di frequenza calibrata sulla frequenza di un orologio atomico che otteniamo qui tramite segnale GPS. Sul banco ottico quello che potete vedere è una serie di componenti optomeccanici che sono uniti in maniera quasi invisibile dalla luce laser che, essendo nella regione dell'infrarosso, può essere visualizzata soltanto con l'utilizzo di opportune cartine fotorivelatrici. A corredo abbiamo poi una serie di strumentazioni per l'elaborazione del segnale ottico e del segnale elettrico, quali oscilloscopi, analizzatore di spettro elettrico, oscillatori a radiofrequenza e così via. Dal punto di vista applicativo stiamo oggi lavorando attorno a un'applicazione interessante che è quella dell'analisi del respiro umano. La composizione chimica del respiro umano riflette infatti lo stato di salute di chi lo emette, al punto che è possibile inferire in merito alla presenza di patologie o disfunzionalità metaboliche all'interno del corpo umano mediante semplice screening della composizione chimica del nostro espirato.